lasciato la disparte. Aspettate che. Uè, Aku, buonasera, come stai? Perché mi vedo un attimo. Ok. Allora, come sta? Sto. È da un po' che non ti becco live, però io. Non so come mai non ti becco ultimamente. Se hai cambiato orario o c'hai un orario in cui non ci sono, probabile. Mannaggia, oh. Ah, e fai anche il sabato. E allora vedrò di provare a passare di sabato. Io? Ah, beh, non ho problemi per quello. Ma comunque ho gli occhiali da riposo, quindi non ho problemi. Aia. Alto Borgo, paura nebbiosa. Aia. E vaffanculo di cinghiale, però. Bastardo. Lo faccio diventare un cotechino, porca miseria. Ecco. Vabbè, comunque Spyro io ci ho giocato anche da piccola, quindi non mi crea assolutamente problemi a giocarti, anzi. Bravo, prepariamo la griglia che dopo si mette a fuoco. Testa di latta, mo che. Ora abbiamo, facciamo finire la griglia e siamo a posto. Ciao Vix, buonasera. Bene, Vix. Aspettate che devo togliere la musica sotto perché ce ne sono due, se no.
Ok. Troppe musiche mischiate. Ma io però sento ancora la musica alta, perché? Io bene, dai. Sarebbe, ho deciso di riaccacciare con Spyro, che l'avevamo un po' lasciato in sospeso, non finito. Pure col codino sto scimmio, andiamo bene. Va bene, qua il pianeta delle scimmie, ok. Siamo a posto. Oh, ma questo è qua che lancia? Ma lancia bambini o lancia cuccioli di scimmia o lancia banane? Non l'ho capita, vabbò. Mamma cattiva però, eh. Se lancia i cuccioli, mamma cattiva. Ecco, ho fatto proprio la combo giusta. Mi sono stata una testata ai lanciafiammi, vabbè. Lancia bestemmie. No! Non ho fatto centro. E qua mo? Lancia i suoi gioielli. Ma c'ha un codino con la freccia sopra la testa? Non l'ho capita, sto storia. E te, c'ha una freccia. Ah, lancia! Lancia bambini, va! Ma non si fanno ste cose! Ma che mamma cattiva! Vabbè, però! Sono pestiferi, però! Comunque ragazzi, io spero che vada tutto bene la live stasera, perché è da oggi che il maltempo. Ma scusi, eh! Lancia i figli, poi intanto se scontano e si fanno pure male. Ma che cazzo! E questi lanciano le banane, ma dimmi te. Peggio che peggio qua. Ecco, capocciate. Col cestino in testa si copre, va bene. Guarda che mamma cattiva. Oh. È cattiva proprio tanto. È inutile mettere il secchiello, ti do una testata e ti faccio male lo stesso. Oh. Testa di latta è elettrizzato all'idea di incontrarti. Per togliergli i correnti, attacca i poli di alimentazione. Ma? Ecco, questo butta direttamente le scimmie, vabbò. Vabbò, va. Ah, l'ho fregato. Però io senza. Ma
Dai, lo frigo. Ciao. Niente più energia. Robot che si è fregato da solo. Si è fregato da solo. No, non vado a casa. Devo salvare altri draghi, oh. Là. Oh ho ho. Ecco, proprio bene. E mo? Ah, era solo lui il drago qua. Ah, questo era uno solo da salvare. Di solito ce ne sono più di uno. Ma sto giro uno solo, vabbò. Io ero convinta che ce ne fossero altri. Di solito ce ne da sempre più di uno. Stavolta no. Salva 50 draghi. Dove ti porto, Spyro? Qua però c'era un'altra parte dove dovevamo andare. Quello l'abbiamo già fatto. Mi sa che è questa l'altra. Arrivati. No, di nuovo lui. E di nuovo ste scimmie, ma com'è? Che stronzo! Mi prende per il culo e sta vicino la scimmia che dorme, a posto proprio. Ma bastardo stavolta, peggio del solito. E che colori! Se salti alla fine della rampa di una supercarica, puoi arrivare davvero lontano. Ci provo subito. Mm.
No. Dov'è? Ma vabbè. Qua ce ne sono altre due. Bastardo. Bisogna arrivare da lui. Ma non ci arrivo. Ma che facciamo? No, dai, non può averla vinta così, sto maledetto. Dai, ragazzi, non può averla vinta così, sto maledetto ladro. Ecco, peggio che peggio. Vabbò. No, niente, oh. Bisogna vedere se c'è qualcosa prima che si può fare. Eh sì, ma io come torno indietro? Ma guarda, è pieno di gemme. È pure pieno di gemme sto bastardo. È anche pieno di gemme. Maledetto. Ecco, pure questa mo se la ride e se la canta. No! No! Ma che ca... Ma vediamo se invece faccio il salto verso proprio l'ultimo. No.
come facciamo? Ma io farò un test. Se dovevo riuscire, se devo. Ma perché? Allora. Ma non ci arrivo, ma porca miseria. Mamma. Allora. Allora. Spyro, se salti alla fine della rampa di una supercarica, puoi arrivare davvero lontano. Ci provo subito. Ok. Ma non mai va lì sopra però. Come si fa? Niente. Oh. Ciao Sanegar, come stai? Vix, fagli un so a Sanegar che anche lui stream. Vedi che maledetto cinghiale. Aspettate che mi sta squillando il telefono. Pronto? Dimmi, sono in live. Ti ho fatto una domanda prima.
Ok, rieccomi. Vix, hai fatto il suo a me, non a lui, mannaggia. Ti è uscito lo stesso problema mio. Aspetta che glielo rifaccio. Ok. Ah, vai a Lucca. Vabbè, dai. Allora ti diverti. Io non ci sono mai stata finora. So che è bello, ma non ci sono mai stata. Dove cacchio è? Ti è uscito il mio di profilo. Vix, se guardi. Si vede che hai messo qualcosa che non serviva e te l'ha preso co. Capita. Ho sbagliato a entrare. Ho sbagliato posto. Allora. No! Che pappole. Ecco, pollo arrosto. Ma che c'ha? Ti gonfia le guance. Yeah, lo dico io. Salva 50 dra. Dove ti porto, Spyro? Ma perché? Ogni volta gli va in testa, ma che cacchio però. Acqua. No, qua sono tutti. No. Brutto bastardo.
Ma stasera mi piano. Ecco, vai, famo uno strike dei vichinghi. Ragazzi, ma dove sono capita da qua? Ecco, mori di meno. Insomma che t'ho pure superato, perfetto. Curbo proprio. Via. Vuoi un passaggio? C'era qualche parte vecchia dove non abbiamo preso tutti i draghi. Non mi ricordo qual è però adesso. Ecco, qua ne manca uno. Uno. Ma cammina! E bastardi! Mannaggia, oh! Pacificatori dov'era? Non mi ricordo. Aia. Forse qua. No, qua da dove siamo venuti.
Qua ne manca uno. Andiamo a vedere qual era. Non mi ricordo. Allora, qua ne manca uno e sta dove? Così impari. No, qua è quello dei pennuti. Non mi mancava per niente. Qua non c'è niente. Ah, ecco dov'era, là. Bugie. Guarda, fammi vedere un secondo. Ma ecco. Vabbè. Vedete che c'è qualche sorpresa, vedete?
Eccomi qua. Sì, ha fatto dei regalini, ragazzi. Come immaginavo. Allora. Via, via. Ciao Teo. Siamo tornati dal signore dei pennuti qua. Dei pennuti in testa. Oh, io la battuta che ho fatto non me la sono mica dimenticata, sa? Ma come cazzo ci arriva uno là, vorrei sapere? C'ho lo stesso problema dell'altra volta. Oh, che papà è! Allora. Proviamo a caricarci, vediamo se... Come ti stai di calame prendendo quella cazza? E te sta a mettere zampa dentro al piatto? Che lo fanno, eh? Io avevo beccato un video una volta di un gatto che era un ladruncolo. Andava in maniera insistente a rubare il mangiare al padrone. E il padrone mandava a fanculo il gatto. Non con cattiveria, ovviamente. Però cercava di non farglielo prendere, ma il gatto ci riusciva sempre. Ma porco Giuda. Ah, se li mangia proprio? Minchia. E praticamente la tocca tenere una... O te li mangi roba di nascosto, o il gatto lo chiudi in un'altra stanza. O se sei tu dentro una tua stanza e hai la porta, chiudi la porta. L'unica soluzione è quella, se no... Ma madonna! Perché non si riesce ad arrivare lì? Perché? Killer ha fatto dei regalini per i gatti. Ecco cosa ha preso, Vic. Mi ha preso dei snecchini e un giochino. Ah no! Ma come cazzo si fa qua? Sto rosicando. No. No, cellulare no per adesso. Stiamo aspettando di andarlo a vedere, ma al momento no. Dovrei cambiarlo il mio, perché il mio non dura più.
non dura un cavolo la batteria. Cioè io lo carico tutta la notte e nemmeno siamo alle 7, neanche le 6, le 5, già si scarica la batteria. È vecchio come telefono. Molto vecchio. Oh 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 oh! L'abbiamo fatta, Bonnie! Che planata incredibile, Spyro! Temevo che sarai rimasto bloccato qui per sempre con quei brutti avvoltoi sulla testa. Sembrano dei duri, ma in realtà sono ottimi flambé con un pizzico di sale. Basta, non voglio parlare più dei pennuti, si è messo anche lui. E stavolta non c'entro io. Io non c'entro niente. Ah, la chiave qua era per una di quelle casse che non si aprono. Dov'era? Hai due golosone di gatti praticamente, dai. Peggio delle mie. Peggio delle mie perché le mie su alcune cose non se ne parla di mangiarsele. Ma altre... Ma se piazzano davanti con lo sguardo del... Ti prego! Mi dai un pezzetto, per favore! Mi vedi? Non mangio nemmeno la settimana! Ma dopo glielo passo, lo annusano, non gli piace. No, basta, se ne allontano. E se gli piace invece stanno là che si avvicinano che ne vogliono prendere un pezzo. Boh. E sto drago l'avevamo recuperato. A posto. Manca i pacificatori. Ma i pacificatori qua dove cazzo era? No, mi serviva vivo. No, la mia quella grande che ho riportato da prima di conoscere Killer, quando stavo ancora con i miei giù a Roma, quella grande. Quella che ti ho fatto vedere che smozzica la tastiera. Lei... con le crocchette fa un disastro, tutte le volte. Quasi tutte le volte. Magna come una satanata e certe volte mi tocca... pulire perché la signorina ributta, perché si affoga nel magnà, mangia veloce senza manco mastica, e ogni volta io mastica, certe volte ti dico mastica, la vedi che mangia un po' più piano, vuol dire ok, ho capito. intanto mi tocca dire mastica, vai piano. Quando la vedo che sta a fuoco proprio e manda direttamente giù senza masticare. Quell'altra mangia tranquilla, non ha mai fatto niente del genere. Ma la grande si butta proprio a manda giù. Basta. No, resto qua. Non ti ho detto che voglio venire via. Ma dov'è sto coso qua? Madonna. Ma c'è il ladruncolo lì, ma che maledetto. A me servirebbe che sto cannone viene girato verso là. Porca miseria.
Ti sembra giusto, Vic. Vabbò. Che palle, ragazzi, quando è così. Non ci prova neanche. Vai, faccio strike. Ma va cagher. Non si mostra il culo, svergognato. Che bastardo! Che bastardo, me l'ha spostato! Ma io là sopra, mo come cazzo ci arrivo? Ma è possibile che non si può girare? Il cannone qua mi serve che spara qua sul centro qua, disegnato. Ma se me lo sposta mentre... Ma dov'è sto Pacifico? Mannaggia! Che palle! Questa non l'avevo vista. Questa non l'avevamo vista, ragazzi. No, per fortuna i miei si sono calmati, perché li ho presi che erano due cucciole rattrappite, hanno a cattare e mangiavano come due demoni. Il maschio era mezzo morto e l'ho praticamente imboccato all'inizio. Ah, quindi le prese per strada che erano... Ah, quindi non sono due femmine, sono un maschio e una femmina. Io giù da me a Roma... Mia nonna mi ha trovato... È brutto da dire. Dei gattini bianchi e neri dentro una scatola. È riuscito a prendere solo una. Ma che può fare tu? E quella là aveva un mese. Si muoveva, camminava, aveva anche gli occhi aperti, però sì, non penso che fosse ancora da latte come gatto. Un avvertimento, piccoletto. Aspetta di diventare grande come me prima di caricare nemici così grossi. Olè. Ste cose brutte capitano dappertutto ormai. Spyro! Ci sono dei grossi Nork corazzati più avanti, ma nella grotta ghiacciata l'armatura tende a farli scivolare. Lol.
Allora. Io non so come fa la gente a fare queste cose e abbandonare gli animali, però. Questi diamanti? Ah, così. Rompiamo i bastoncini, ma. Madonna che mappa. Bye bye, tanti saluti, eh. Non ci prova neanche. Via, andate giù. Buttati che morbido. Che vuoi fa? Ecco, fregato. Andor. Grazie per avermi liberato. Ma ti draghi qua, sono tutti dei colossi, ma che... Sono tutti muscolosi. La prima... l'ho presa che avevo 9 anni da una maestra, ormai non... Ma dopo aver visto quanti randaggi sono e che fine fanno, se... O meglio, quando potrò prenderne altri, sarò... Solo trovatelli. Beh... Uno se potesse li salverebbe tutti, ma... riescono di più quelli che hanno proprio i centri appositi per i gatti. Se no, una persona come noi è difficile che riesca a portarli tutti in casa. Dopo un macello. Dopo un macello riuscire a gestirli in tanti. Tra le spese del mangiare e tutto. Cioè, stanno comunque i centri dove accolgono i gatti e... Ce n'era anche uno che ho visto una volta su internet un po' fa per caso. Tanti saluti, bye bye. Sì, poi anche la sabbietta. Io per esempio sono uno di quelli che i gatti li tiene in casa, non li fa uscire. Ho paura. E quindi faccio uso di sabbietta. Ma la volete vi andate? Le fai... Ah, volevo giocare a palle di neve qua. Mo vedete. E va a fare un bagno, va a fare un bagnetto, su via. Non si fanno queste cose. Non si fanno. Bel lavoro, Spyro. Alcuni draghi pensavano che non fossi pronto, ma io sapevo che si sbagliavano. Certo che sono pronto, ma pronto per cosa? Pronto per cosa? Giustamente, non è stato chiaro.
Sì, però molti centri o stagioni hanno regole assurde, ti vogliono fare la perquisizione periodica, se no non ti mollano i gatti. E finisce che molti li tengono così. No, io proprio li tengo in casa e basta, non, anche se ci avessi il giardino non mi fiderei a farli uscire. Perché tra pulci, zecche, poi strada, macchine, preferisco che stanno a casa tranquilli, che non hanno nulla che gli manca, ovviamente. Però almeno sto tranquilla che stanno a casa al sicuro senza nessun problema. Io poi venendo da zone di città con tutte le macchine che passano. Poi qua girano anche cani, quindi... No. Cos'era quella risatina? Non mi dica che era il pipistrellino. Qua c'era un modo per arrivare, era qua in alto. E dai, ero appena salito. Un attimo e ti leggo. E qua? Mi sono persa. C'era un modo per arrivare da quella... No, no, io dico uno spazio completamente chiuso a cubo, tipo verandose, se posso andare all'esterno o no. Pure io sto letteralmente sulla strada, o meglio, la strada ce l'hanno appoggiata alla casa. Minchia! No, io sono sempre stata così, dell'idea che è meglio a casa al sicuro. Piuttosto che fuori, che non sai mai cosa succede. Poi dopo ci stai male se ti succede qualcosa al gatto, allora è meglio che sta a casa e... io li tengo esclusivamente dentro casa i gatti, non... Né fuori in giardino, né fuori per strada, liberi, assolutamente no. Oh, 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 oh. Dai, Spyro! Oddio! Ero riuscito ad arrivare a dove serviva. Madonna. Perché? Ma tu di dove sei, Teo? Che non mi ricordo. Mi sembra me l'avessi detto, ma non sono sicura. Mi sembra di sì che mi hai detto dove eri, ma... No! Sì, la regione. Ok, ah, Piemonte, ho capito. Non so perché mi ricordavo che stavi vicino a Vix, tipo. Ma dai! C'ho l'ombra che mi parcula. Che pappole.
Non so perché mi ricordavo che era vicino a Vix, ma lui non è del Piemonte, quindi no. Abbiamo liberato tutti i draghi qua. Bastardo! M'ha fregato. Dov'è il pipistrellino che ride? Non lo vedo. Questi mon come ci arrivo? Noi lombardini intanto ci andiamo, io killer. E a volte andiamo là che c'è mio padre che vive da quelle parti. Passiamo per le zone di Brescia. Provato, queste cose qua. Questo me la paga che mi ha fatto cadere giù. A chi? Te? Ma sti pipistrellini dove va? Se stai vicino a Lombardia in teoria. Ma io se penso sti pipistrelli o le fate che ridono così? Non ci sto a capire più niente. Di chi è sta risata? Vai. Sì, no, infatti. Ma perché continua a cadere stasera? Ma non è possibile. Ma c'ho le mani di burro. Porco Giuda. Ciao Spartan. Stasera c'ho le mani di burro. Porca miseria. Continua a cascare sotto con Spyro. Andate a fanculo. Oh. Ho stecchito un pochino qualche pipistrello. Vabbò. Che era anche amichevole. Mannaggia a me. Oh, buoni. Io vorrei andare a prendere questi, ma come cazzo si fa? Che palle. Come stai, Spartan? Maremma. Lì l'architetto è piombato giù pure lì. Lui fino ai lavori. Allora.
Abbiamo recuperato 50. Poi. Eh sì, bravo Spyro. Bravissimo Spyro, complimenti. Non è quello che volevo, porca miseria. Ma se sparo io col cannone non riesco a spostarlo, e quello è il problema. Boni. Oh, finalmente, bastardo. Sì, ma c'è il ladro là, maledetto. Ecco, dammelo, va. Maledetto. Unnar. Ben fatto, Spyro. Continua così e porterai a compimento il tuo destino. Destino? Ma io voglio solo prendere a calci. Arrestisci quei nemici e raccogli i tesori. Che drago, piratesco. No! A me un po' di vodka, grazie. Che vodka? Io non ce l'ho la vodka. Dovresti chiedere a Killer, io non ce l'ho. Non te posso aiutare per questo. Oh, Bonnie, che qua ci stanno. Volo notturno, che roba! Madonna, ma cosa ne ha salta fuori i posti nuovi che non abbiamo trovato? Andiamo qua, va. A me non ce l'ho la vodka, Spartan, che te devo dire? Ah, è probabile ci voglia più il room se è un pirata, sì. No! Perché?
E che cazzo? Ma che hai fatto Spartan che sei cotto? Che hai combinato? Mannaggia. Ma perché? Va bene Sparta, poi me lo spieghi in casa. No, questo è qua quello con la chiave. Salta su, sempre in testa però. Mamma mamma. Mi sa che abbiamo sbloccato il posto nuovo. Però c'è gente sta. Cosa sto vedendo? Cosa sto vedendo, scusate? Ma che vuol dire? Rimpicciolite, rincreati. Passo oscuro, vai. Sì, infatti. E la tazza di tè? Manca anche la tazza di tè qua. Ok. Mastica pe. Ma sto mondo da sua fine è un po' strano però. Ma che ne so cos'erano, se chihuahua, se...
Non lo so. I nemici qui sono spaventosi, ma è ai babbei che devi badare. Preferisco arrostirli, i babbei. Ora sì che mi piaci. Ma che drago strano! No, non le voglio le cose di Cupido. I giullari sono pericolosi, eh. Cioè, lui ha trasformato il cane in un... Vabbè, va. Ok, decisamente no. Grazie per avermi liberato. Ma che c***o? Basta con questi trucchi di magia. Oh, ma sono tremendi. Sai, credo tu sia proprio il drago che ci vuole per sconfiggere Nasty Lork. Puoi scommetterci. Ok, qua ne mancano due. E come ci arrivo là? I giullari sono rompicoglioni però, eh. E là come ci arrivo? Come ci arriviamo lì? Oh mamma. La cammina. Olè. Ah, beccato. Yeah.
Oh. Abbiamo lo stile dei funghi. Grazie, Spyro. Vorrei aiutarti a catturare Nesty, ma non vorrei ritrovarmi ancora intrappolato nel cristallo. Non preoccuparti, in trappola ci finirà lui. Via. Tartarughe malefiche. Là. Grazie per avermi liberato. Vampiresco. No. Là. Olè. E abbiamo finito la mappa. Perfetto. Oh oh oh. Ecco, siamo capiti, sì. Ho visto chi è che spara. Ho visto. Ah, cucù.
E mo chi la spunta? Ciao, Spyro! Gran bel lavoro! Lo sarà quando avrò arrostito quel nest in orc. Levi. I babbei che incontrerai in questo mondo sono invincibili, ma questo non vuol dire che tu non debba attaccarli. Niente in contrario. Olè. Preso tutto, sì. Mo vedi. L'altro l'ho già rimpicciolito, ora rimpicciolisco anche loro. Visto? Mi faccio presto. Zen. Benvenuto nel mondo dei tessi sogni, giovanotto. Mentre dai la caccia agli scagnozzi di Nesti, qui dovrai aspettarti l'inaspettato e prepararti a quello che non c'è. Cos'è qua? Aia. Che capo c'ha da contato. Ah, ora che c'è lì sopra. Non guardatemi male, ma un dolcettino. Ok, Vix, tranquillo, dai, buonanotte. Vedrò di vedere come fare, visto, perché non è facile. Ma. Hai capito? Ma me fa trovare più killer. Mannaggia. Lo levi. Non dare da mangiare, ma che cazzo?
Ciao. Le fate sono sempre dalla tua parte, Spyro. Ok. Diavoletti un po' scherzini però, eh. Non lo so, li metti nelle zone più improbabili. Grazie per avermi liberato. Ride bene, ride ultimo, diavoletto. Arrivo là sopra. Aha. Ok. Ho capito l'andato. Manca una. Può essere. Madonna. Oh. Ah, Spyro, grazie. La supercarica ti porterà in posti nuovi anche qui a Castello Fluttuante. Scopri tu dove. Allora. Ok, qua li abbiamo presi tutti.
Oh. Succede. Oddio. Via. Che pappo le sbarda, mannaggia. Signorine, siete un po' maleducate, eh? Lo devo dire. Cane. Maleducate. Ecco. Risistemate. Aspetta, non ho capito. Non l'ho capito, Spartan, perdonami. I biscotti che ho mangiato. No. Ma non si riescono a fare queste sfide, porca miseria. Oh. Spyro,
spero che tu sappia cosa ti aspetta. Il mondo di Nesty non è il posto più gradevole che visiterai. Sei pronto a partire? Un attimo, signorino, fammi finire di salvare gli altri draghi. Giova le manda a me in battaglia. Sì, profuma tutto spiano qua. Dobbiamo colpire ogni volta, sì. Olè. Oh no. Olè. 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 Consigli prima della battaglia? Consiglio? Un drago saggio una volta mi disse di puntare in alto nella vita, ma di stare attento alle casse volanti. Mo ci mancava il giullare. Ma che ca... Oh, siamo capiti. Ne manca uno, non so dov'è. Andiamo a far culetta al Nasty. Ben fatto, Spy. Sei pronto a partire?
Ok. Ehi, ma non ti avevo già liberato? Adesso sei nel mondo di Nesti, Spyro. Sei tu il drago che deve sconfiggerlo. Quando vuole, io sono pronto. Raggiungi l'uscita in ciascuna delle terre di Nesti. Solo allora potrai sfidarlo. Non è che mi suona tanto bene sta cosa. Vuoi un passaggio? Olè. Olè. Aia. Questi tutti sì, perfetto. Volevi. Ecco, così impari. Continua così, Spyro. Scommetto che Nesti comincia a essere davvero preoccupato di te. Fossi in lui, tremerei al solo pensiero. No. Allora. No. Olè. Penso che dovesse esplodere come al solito.
Mo pure il bambino prodigio, che cacchio. Voilà. Oh. Perfetto, abbiamo preso tutti i cristalli qua. Ecco, visto? Wow, non pensavo che sarei mai stato salvato! E da un draghetto così piccolo, poi... voglio dire, ho sempre creduto in te, Spyro! Sarà meglio per te! Bingo! Ho fatto strike! E la Madonna! Minchia. Vabbè. Beh, mo però trovare la cassa. lo so, Sparta. Volevi. Perfetto. Ok, si è aperto un altro mondo, questo qua. Io però direi di arrivare al boss la prossima volta. Sì. Ma
Ad un attimo di là, torno subito. Aia. Ok, rieccomi. Dicevo, io direi di fare il boss la prossima volta. Così ci divertiamo in tranquillità. Io però mi sa che stacco un po' prima stasera, perché sono un po' stornata da oggi. Sarà il brutto tempo, non lo so. Oggi è giovedì, ci vediamo domani, sperando che non faccia come oggi, che continuiamo a staccarmi la corrente. Infatti avevo paura stasera di non riuscire a fare live, ragazzi, onestamente. Oltretutto ho anche paura di spaccarmi il computer perché è scattata diverse volte. Qua sta tirando forte vento, piove, quindi una rottura di coglioni. Ci vediamo domani, ragazzi. Vi auguro la buonanotte. Vi ringrazio come sempre per la vostra compagnia, delle chiacchiere e di tutto. Grazie per essere sempre qua. Ci vediamo domani, ragazzi. Domani vedrò cosa portare. Magari domani ci chiamo Warframe. Ora vedrò. Buonanotte a tutti, ragazzi. Grazie mille come sempre.